Qua siamo nella sede centrale di Igor ed è uno stabilimento di 50.000 metri quadri. Come gruppo Igor ha oltre 330 dipendenti. Tutte le mattine arriva il latte fresco da aziende agricole da noi selezionate, ovviamente sono collocate tutte all'interno della zona della DOP. Il latte viene controllato dai nostri laboratori interni, viene pastorizzato e messo in produzione, poi prima salatura e poi viene invece mandata al processo di stagionatura, dove ci sono almeno 50 giorni per il dolce e almeno 80 per il piccante. Viene effettuata la foratura con aghi in acciaio che permettono di far entrare l'ossigeno all'interno delle forme e far sviluppare la tipica arborinatura del gorgonzola. Una volta che il gorgonzola matura ed è pronto, viene poi tagliato nei vari formati richiesti dai clienti, confezionato e mandato al cliente ed è pronto a essere buttato sulle tavole di tutto il mondo. L'andamento decennale del comparto gorgonzola nei principali paesi in ordine di importanza. L'Ucraina erano 4 tonnellate, che è pochissimo, ma oggi è arrivata a 134 e sta crescendo in termini di milioni fatturato di 1 milione, 2 milioni all'anno. Sono crescite importantissime. L'Ucraina era uno dei mercati emergenti su cui avevamo puntato da anni e che si stava sviluppando in maniera incredibile. Negli ultimi 5 anni era cresciuto del 990% e nel 2021 con un tasso di crescita del 21%. Certo che i venti di guerra cosa hanno provocato? Hanno provocato questo, che il primo nostro distributore in Ucraina ci ha fatto l'ultimo ordine il 19 gennaio. E proprio per l'importanza di quel mercato che stava garantendo dei tassi di crescita incredibili, noi nel 2021 proprio abbiamo commissionato un'analisi sulle importazioni di gorgonzola e soprattutto abbiamo commissionato una ricerca sull'elenco degli importatori ucraini interessati al nostro formaggio. Però anche loro ci dicono: non possiamo fare ordini, perché se i russi dovessero invaderci è chiaro che i negozi chiuderebbero, i ristoranti anche, la merce che si mettono in magazzino poi a chi la vanno a vendere. Quindi in un clima di incertezza come questo si fermano tutti. È chiaro che adesso i venti di guerra ci stoppano anche questo mercato, ma perché dico anche? Perché comunque abbiamo l'embargo in Russia, che è dal 2014, che non ci permette di esportare, un altro mercato bloccato proprio per l'annessione della Crimea. Obama aveva imposto all'Europa di mettere dei dazi verso la Russia, e la Russia per ritorsione cosa ha fatto? Ha bloccato la maggior parte dei formaggi italiani.